Benvenuti, sono Domenica Tassoni, la dirigente dell'Istituto Tecnico Economico Scaruffi Levi Tricolore, che da sempre opera nel settore della formazione economica, giuridica, informatica, linguistica. Formazione cruciale per affrontare le sfide della transizione digitale e dell'internazionalizzazione delle imprese. Le discipline caratterizzanti l'indirizzo, infatti, sono economia aziendale, diritto, economia politica, informatica e le lingue straniere. I ragazzi che si iscrivono al nostro istituto possono scegliere il biennio comune, poi nel successivo triennio una delle tre articolazioni, AFM, Amministrazione, Finanza e Marketing, SIA, Sistemi Informativi Aziendali, RIM, Relazioni Internazionali per il Marketing, oppure si possono iscrivere ai percorsi Digital Economy o International Marketing and Sales. L'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing ha l'obiettivo di formare professionisti in grado di lavorare nel sistema organizzativo di un'azienda, controllandone la gestione sotto ogni punto di vista, contabile, economico, organizzativo e orientandosi nel mercato finanziario. L'articolazione Sistemi Informativi Aziendali approfondisce le competenze relative alla gestione informatica delle informazioni, alla valutazione, alla scelta, all'adattamento dei software applicativi e alla realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo ai sistemi di archiviazione, alla comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. Nell'ambito dell'articolazione SIA è attivo un corso di Digital Economy che offre il potenziamento dello studio dell'informatica con l'acquisizione della certificazione ICDL standard e l'introduzione dello studio di un ERP, che è un sistema integrato di gestione aziendale. Il percorso è svolto in collaborazione col club digitale di un'industria e con le imprese del territorio. L'articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing approfondisce gli aspetti relativi alla gestione delle relazioni commerciali internazionali in differenti realtà geopolitiche e settoriali e assicura le necessarie competenze interculturali. Nell'ambito dell'articolazione RIM, dal prossimo anno sarà attivo per la classe prima un nuovo percorso, International Marketing and Sales, che nasce dall'esigenza di rafforzare l'offerta linguistica in un percorso educativo per cui i nuclei fondanti e le prospettive professionali, appunto marketing internazionale, relazioni internazionali, richiedono forti competenze comunicative, in particolare nella lingua inglese. Infatti è previsto il potenziamento dell'insegnamento della lingua inglese, la presenza di un esperto madrelingua sin dalla classe prima, la possibilità di conseguire nel percorso curricolare una certificazione di lingua inglese secondo il quadro comune europeo di riferimento. Le attività di laboratorio di lingue sono svolte in una prospettiva interdisciplinare volta a tradurre le conoscenze linguistiche in abilità operative nel marketing e nelle relazioni internazionali. Estende poi lo studio delle tecnologie della comunicazione al quinto anno, con particolare attenzione all'utilizzo delle piattaforme online ai fini sia dell'ottimizzazione della comunicazione aziendale che della raccolta dei dati di mercato. Quali prospettive dunque per il futuro dei nostri ragazzi? Il punto di forza dell'istituto è quello di garantire gli strumenti necessari per proseguire gli studi, un percorso universitario, post diploma, ad esempio ITS, o accedere agevolmente al mondo del lavoro e delle professioni in ambito amministrativo, pubblico o privato, bancario, finanziario, assicurativo, nei centri di elaborazione dati, software house e nell'ambito del marketing e del commercio nazionale e internazionale, anche grazie a percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento fortemente connessi con il nostro profilo. Per accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita sono molteplici le attività di ampliamento dell'offerta formativa. È presente lo sportello psicologico e numerose sono le iniziative anche pomeridiane per consolidare e potenziare le competenze chiave per l'apprendimento.
Per il successo formativo è necessario un impegno costante, sia durante le lezioni del mattino, ma anche nel lavoro individuale di rielaborazione personale, al fine di acquisire i nodi concettuali, i metodi, il linguaggio specifico delle singole discipline. Inoltre è necessario possedere buone competenze linguistiche e capacità logiche. Anche la capacità di individuare e risolvere problemi con un approccio concreto, pragmatico, oltre a essere in grado di organizzare efficacemente il proprio lavoro. Naturalmente è importante che i ragazzi abbiano interesse per i fenomeni economici, finanziari, per il mondo imprenditoriale nel suo complesso, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Infine mi rivolgo direttamente ai ragazzi. Mi raccomando, nella scelta coltivate i vostri interessi, le vostre aspirazioni, tenendo conto degli aspetti che vi ho illustrato, confrontandovi in famiglia alla luce del consiglio orientativo dei vostri insegnanti della scuola secondaria di primo grado. Vi aspettiamo a scuola nelle giornate appunto di scuola aperta per approfondire la ricca offerta formativa del nostro istituto.